Anticipazione una vita, puntate spagnole. Ursula chiusa in un istituto psichiatrico. Nelle attuali puntate di una vita stiamo assistendo a quello che sembra essere un delirio in piena regola da parte di Blanca. La ragazza continua a insistere sul fatto di aver partorito un maschio e che di conseguenza il suo bambino non può essere morto. Le puntate spagnole svelano che nonostante all'apparenza sembri di no, Blanca ha assolutamente ragione. Ecco come verrà alla luce la verità. Anticipazione una vita, puntate spagnole. Un arrivo dal passato per Ursula. Tutto inizierà ad avere luogo nel momento in cui Blanca, dopo aver continuato ad indagare sulla fine del suo bambino, si renderà conto che per riuscire a riabbracciarlo dovrà insistere sull'unico argomento che sconvolge veramente Ursula, ovvero sia il suo passato. La ragazza cercherà di insistere molto su quel punto, ma la fortuna sarà dalla sua parte, perché qualcuno, in carne ed ossa, tornerà a bussare alla porta della Dark Lady, che ne resterà devastata. Infatti Koval, il padre biologico della disenta senior, ritroverà la figlia, ma non sarà un incontro felice. Ursula sarà del tutto spiazzata e terrorizzata, e le cose peggioreranno nel momento in cui Koval spiegherà alla figlia per quale ragione ha deciso di tornare, per infliggere ad Ursula gli stessi tormenti che lei ha fatto vivere volontariamente alle sue due figlie. Emergerà quindi chiaramente che Ursula era figlia di una famiglia tra le più potenti di Odessa. La donna quindi di origini russe si era trovata poi ad assistere alla rovina della famiglia e quindi a vivere in povertà. Per risolvere la situazione, i genitori della disenta le avevano organizzato un matrimonio con un uomo ricco e facoltoso, che l'aveva poi violentata. La ragazza giovanissima era rimasta incinta di due gemelle ed era stata costretta a darsi alla fuga. Da qui poi si può intuire cosa ha spinto la Dark Lady a scegliere tra una delle sue figlie. Dopo questo tuffo nel passato che farà capire ancora più cose ai telespettatori, oltre quelle che già sono state segnalate dai flashback di Ursula, Koval deciderà quindi di far pagare in ogni modo ad Ursula tutto quello che lei ha fatto subire a quelle che sarebbero state per lui delle nipotine. Non soltanto l'uomo deciderà di umiliare sua figlia davanti a tutti, ma farà poi il possibile per farla chiudere in manicomio. Prima che ciò accada, la donna darà completamente di matto e questo consentirà a Blanca di riabbracciare Moises. Anticipazione una vita, puntate spagnole. Ursula in manicomio, Blanca riabbraccia Moises. Del tutto impazzita per le pressioni del padre, Ursula deciderà di darsi alla fuga da Casias, proprio come aveva fatto in gioventù. Ma anche in questo caso la perfida donna non sarà da sola. Infatti Ursula deciderà di fuggire in compagnia del piccolo Moises, strappandolo così per sempre alla sua mamma biologica. Ma qualcuno si opporrà e ne pagherà le conseguenze. Quel qualcuno sarà la domestica Carmen, la quale vorrà impedire alla disenta senior di portare via il bambino. A quel punto del tutto impazzita, Ursula inizierà ad accoltellare Carmen, ferendola in questo modo a morte. E sarà in questo frangente che assisteremo ad un definitivo colpo di scena. Samuel arriverà all'improvviso e bloccherà il coltello di Ursula, permettendo alla ragazza di salvarsi. Probabilmente impietosito, l'uomo prenderà in braccio il bambino e lo porterà a sua madre, che finalmente potrà stringerlo un'altra volta tra le sue braccia. Ovviamente la trama, già piuttosto difficile, non terminerà in questo modo. Koval piomberà nuovamente in questo frangente, con tutti gli infermieri che dovranno accompagnare Ursula per rinchiudere una volta per tutte in manicomio.
scene molto forti che sono state controverse in Spagna, ma allo stesso tempo anche apprezzate. Gli infermieri mandati dal padre di Ursula spalancheranno le porte del palazzo in cui vive la perfida donna e la trascineranno via con la forza, mentre lei si opporrà il più possibile anche per riavere quello che in tutti questi mesi è stato praticamente il suo bambino. Ad assistere alla scena ci sarà Blanca, con il suo piccolo in braccio, e questa circostanza terminerà la triste storia di Moises, in modo felice. La ragazza potrà riprendere la sua relazione con Diego e vivere la sua vita in compagnia del figlio, che aveva tanto cercato, andando contro il parere di tutti. Contemporaneamente Ursula sarà rinchiusa in un manicomio e la disenta Junior andrà occasionalmente a trovarla. Quello che scoprirà sarà piuttosto drammatico, in quanto la mamma di Blanca sarà sedata e non riuscirà a reagire a nessun stimolo. Blanca darà prova della sua sensibilità e inizierà a provare una forte pena per la mamma, al punto di pensare di organizzarsi per liberarla dal manicomio. Staremo a vedere se i prossimi spoiler spagnoli saranno positivi per Ursula. Andrà tutto bene per la famiglia di Senta? Anticipazione una vita, puntate spagnole. Ramon è sparito. Nelle puntate spagnole della soap Una vita, che stanno andando in onda in questi giorni, si raccontano momenti di apprensione vissuti da Carmen. Ramon è sparito da qualche giorno e non ha fatto sapere a nessuno dove è andato, se non fosse che ogni tanto spedisce delle lettere al figlio. La Sanrujo non saprebbe cosa pensare di lui. La domestica in realtà non sa perché si è allontanato. Sa che è vivo, ma il suo istinto di donna non la fa stare tranquilla. Ed è proprio in questa circostanza che Carmen capisce che è molto legata al Palacios e che prova qualcosa per lui. Intanto Antonito è caduto nella trappola di Genoveva. Ammaliato dal fascino della donna e dalle promesse di facili e sicuri guadagni, decide di investire dei suoi risparmi nella banca americana. Nel quartiere diverse persone si sono fatte convincere da Alfredo e sua moglie ad effettuare degli investimenti. Riusciranno a raccogliere i frutti che sono stati prospettati loro? In realtà no. Antonito inizierà a ricevere delle lettere da parte del papà che lo invitano a stare lontano dalla banca, almeno fino a che lui non sarà ritornato. Ma ormai è troppo tardi. Purtroppo la notizia che tutti temono arriva. I depositi d'oro dell'istituto sono a rischio e quindi di conseguenza anche i soldi di chi ha investito. Inizia a diffondersi il panico tra la gente. Anche Carmen e Lolita sono molto preoccupate. Consigliano ad Antonito che è meglio trovare un modo per estinguere il debito con Alfredo. Decidono di vendere il negozio per avere la liquidità necessaria. Basterà per uscire da questa situazione che si prospetta molto pericolosa? Nella stessa situazione di sconforto si trovano anche Liberto e Rosina, dopo l'investimento fatto anche da parte loro. Nel frattempo arriva una lettera urgente indirizzata a Ramon. Lui ancora non ha fatto ritorno e nessuno ha il coraggio di aprirla per leggerne il contenuto. Di cosa si potrà mai trattare? Perché il Palacios non fa sapere nulla di sé? Ha qualcosa a che fare con la banca? Ancora non è dato saperlo. Nel frattempo le notizie che riguardano l'istituto di credito non sono confortanti. Si parla di un vero e proprio fallimento e il responsabile potrebbe essere Federico Sunol, incolpato anche da Genoveva e Alfredo. Molti concittadini non sanno cosa pensare per la fine che i loro risparmi potrebbero fare, tra cui i coniugi Seller. Se la notizia del fallimento fosse confermata, i due si ritroverebbero letteralmente al lastrico. Una situazione veramente tragica per loro. Di natura diversa sono in questo momento le preoccupazioni di Carmen riguardo le sorti di Ramon. La donna non sa più che cosa pensare.
È troppo tempo che il suo fidanzato è andato via senza dare notizie di sé. Ha anche smesso di scrivere lettere al figlio. Decide così di mettersi in viaggio per andare alla ricerca. Riuscirà a trovarlo? Anticipazione una vita, puntate spagnole. L'Alvarez Hermoso vuole sapere perché ad Agustina è stato detto che fosse in fin di vita. Per una domestica che vive momenti di apprensione, ne abbiamo un'altra che invece sta letteralmente iniziando una nuova vita. Si tratta di Agustina. La donna è al settimo cielo poiché ha scoperto di non essere malata e sta per essere dimessa dall'ospedale. Tuttavia, riceve la notizia che probabilmente non potrà ritornare a lavorare a casa di Felipe. Come mai questa decisione è da parte del marito di Celia? L'uomo comunque è molto infastidito dalle bugie che sono state raccontate dalla domestica sul suo stato di salute. E per questo sta cercando di saperne di più e nello stesso tempo sta anche studiando delle mosse per vendicarsi del dottor Maduno, l'autore del perfido raggiro. Che cosa avrà in mente? Staremo a vedere. Intanto, appena si sparge la voce che Agustina sarà dimessa, in soffitta organizzano una vera e propria festa per accogliere a braccia aperte la loro amica. Un compito difficile attende adesso Felipe, e cioè la ricerca di una nuova domestica. Dopo aver visto qualche candidata, fa molta fatica a trovare qualcuna che abbia le caratteristiche che lui cerca. Magari si pentirà e deciderà di far rimanere la donna a lavorare a casa sua? Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.